Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro Diablotex per continuare su Unicorn Overlord, ovviamente in versione PlayStation 5 ed in collaborazione come sempre con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente concesso di portare questo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Unicorn Overlord in versione PlayStation 5. Un ringraziamento a tutto il meraviglioso team e staff di Atlus, a tutti gli iscritti ma anche non iscritti che comunque mi seguono. Detto questo, possiamo continuare la battaglia. Cosa succederà adesso ragazzi? Lo scopriremo andando avanti. Vediamo un po'. Siamo pronti per attaccare qui? Siamo pronti? Ok, attacchiamo qui. No, dobbiamo regolare un attimino tutta l'offensiva. Va bene in questo modo, stiamo tranquilli. Stiamo sereni, molto sereni. O almeno bisogna stare in qualche modo sereni qui, eh? Credo. Vai, qui bisogna avvicinarsi ragazzi, eh? Bisogna un po' avvicinarsi tutti. Andiamo a rompere tutto ragazzi, qui bisogna... Quindi dovrò fare questa mossa ragazzi. Dovrò fare dove subiremo un po' di danno, dove ne faremo un po', ma ne subiremo anche. Va benissimo, va benissimo. Allora vediamo un attimino. Tutto sotto controllo, insomma. 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 Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok. Tutto sotto controllo. Sì, o almeno così sembrerebbe. Però lì abbiamo perso. Abbiamo perso un nostro guerriero. Non so se posso rianimarlo però ragazzi, Non so perché credo di aver finito, ma dovrò riacquistarle, quindi ne dovrò riacquistare. Qui ragazzi si è messi male. Vabbè, qui si sapeva che era una sconfitta, quindi allora fermi tutti, Questo no. Fermi tutti ragazzi un attimino. Allora cerchiamo di stare tranquilli, cerchiamo... Un attimino ragazzi, controllo una cosa al computer qui perché... Ok, tutto a posto. Non sentivo bene le cuffie, quindi stavo un attimino vedendo cosa c'era che non andava. Vediamo un po'. Sì ragazzi, ma qui andiamo a subire molto danno. Qui andiamo veramente a subire. Mamma mia. No vabbè, di questo passo non ce la possiamo fare, no. Siamo rimasti in due qui. È per quello che poi si perde, insomma. È lì il problema. Il problema è lì. Vabbè, comunque non è finita ragazzi, dobbiamo ancora... Proveremo ancora a portare avanti qui la battaglia, non è finita. Cerchiamo di mantenere la calma. Cerchiamo di mantenere la calma che poi pian pianino faremo... Faremo tutto, forse, vediamo. Allora. Allora. Vediamo un po'. Tempesta di frecce, via. Dobbiamo indebolire un po' il nemico, ragazzi, Va un po' indebolito, altrimenti... Più che indebolito, qui l'abbiamo fatto fuori. Meglio. Molto meglio. Vai, andiamo su sfondamento qui, ragazzi,
Ok, ora qui le cose vanno molto meglio. Bisogna indebolire per poi attaccare, quindi... Bisogna indebolire per poi attaccare, quindi possiamo gestire... Cercheremo di gestire la battaglia, vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, fermi tutti al momento, eh. Ah, ma qui abbiamo... Ragazzi, non avevo visto che lì avevamo una nostra unità. Va bene, comunque qui vinceremo, quindi... Sono abbastanza tranquillo per il momento. Per il momento, poi vedremo più avanti. Per il momento sono tranquillo, ma abbiamo ancora da fare il boss principale, quindi... Abbiamo... Devo ancora affrontare il boss. Vittoria. Sono un po' di punti esperienza. Magari non sono tantissimi, ma per me va più che bene. Allora. Ok. Vediamo un po'. Bello qui. Molto molto bene. Faremo così, recuperiamo di uno, toglie, faremo meno danno, però recuperiamo. Ragazzi, tranquilli, lasciate fare, lasciatemi fare. Lasciatemi fare, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Voi lasciate fare a me, ragazzi. Ho detto di lasciarmi fare, quindi sereni qui, eh. Diamo il colpo di grazia. Secondo me, ragazzi, va più che bene, eh. No, lì no. Lì assolutamente no. Mamma mia. Vabbè, qui ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Dai, qui è andata abbastanza bene. Qui è andata abbastanza bene, qui. Qui è andata abbastanza bene, eh. Eh beh, diciamo di sì, eh. Diciamo che... Diciamo che aumento di livello giusto. Giusto e concreto, eh. Ok. Allora, adesso qui bisogna fare molta attenzione. Sì, ragazzi. Manderemo tutti qui all'attacco. Devo dire sinceramente che il tempo a disposizione non sono preoccupato da tutto ciò, quindi. Andiamo. Allora, fermi, fermi, allora. Cancella movimento. Cancella. Fermi, eh. Abilità. Sostegno vitale. Vediamo un po'. Vai. Fermi tutti, eh. Tempesta di frecce. E qui bisogna... Dobbiamo indebolire qui, ragazzi. Dobbiamo fare il più possibile. Perfetto. Non sono interessato alla razzia d'oro. Assolutamente. Al fendente sì, ragazzi, eh. Devo far danno. È questo che devo fare. Bisogna... padroneggiare. Allora, adesso va bene lì l'attacco, eh. Anche qui meglio di nulla. Assolutamente no. Andiamo. Qui, ragazzi, non finirà molto bene, ve lo dico, eh. Qui non finirà molto bene. Anzi, non so se finirà, vediamo. この熱さを超えてきたか。これは久
Credo di aver sbagliato qualcosa, ma siamo ancora in tempo per rettificare un po' la situazione, o almeno spero. O almeno spero. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po', ragazzi. Sconfitta momentanea. Per il momento è una sconfitta momentanea qui. No, non posso. Però fermi tutti. Abbiamo degli oggetti che possiamo usare, quindi... punti salute ad un singolo, ok. Allora, qui è molto... Ok, adesso forse le cose vanno... Vanno un po' meglio qui, eh. Direi. Vamos. Vai. Andiamo a chiudere la battaglia, ragazzi, via. Andiamo a chiudere questa battaglia perché sinceramente sono un po' infastidito, se devo essere sincero. Va bene, possiamo dire in questo modo? Possiamo dire in questo modo? Ma io direi proprio di sì. Va bene, va molto bene. Credo che chiuderemo la battaglia, non me lo sarei mai aspettato, però... Però devo riacquistare un po' di oggetti e devo fare un po'... Devo. Dobbiamo. Che colpi, ragazzi, che colpi. E beh, siamo belli tosti, eh. Siamo belli tosti. Wow. Vittoria in grande stile. Aumento di livello. Così mi piaci. Così mi piaci. Wow, ce l'abbiamo fatta. Ho ottenuto scudo dell'ariete d'oro. Poi andremo ad equipaggiare, tranquilli. Abbiamo conquistato tutto, così sembrerebbe. Livello completato. Bisogna solo saper gestire un po' la battaglia, ragazzi. Poi dopodiché si fa tutto alla grande, dai. Non ci possiamo assolutamente lamentare. Io non mi lamento. Non so voi. Non so voi. Ok. Wow. ここ本当に元に戻ったのかい?おそらくな。俺は一体 Allora, vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Allora, no, non salverò i progressi come sempre. Andremo avanti perché comunque il gameplay non è iniziato da tantissimo. それは砂漠の民に対してなんとひどいことを。あなたのせいではない。全てはゼノイラの仕業だ。そうだ。お前さんなら民の信用をまた取り戻せるさ。グロスタ殿、俺たちと共に戦ってくれないだろうか。 アレインドの、ありがたい申し出、痛み入ります。しかし、亡国とはいえ、俺はドラケンガルドのこの騎士。己を取り戻した今、主から命ずられた通り、この地を守らなくてはなりません。そうか。忠義に熱いお前さんのことだ。そう言うとは思っていたさ。 ああ、これ Molto molto bene.
per il momento sembrerebbe molto molto bene. Poi vedremo più avanti. Abbiamo ottenuto un'ascia di karaoke. Campana del richiamo. Ha ottenuto 20, vabbè, 20 punti fama sono pochissimi, ragazzi, e non fatevi illudere. Cosa farai ora, Liza? Non c'è neanche bisogno di chiederlo. Mi arruolerò nell'esercito di liberazione. Davvero? Sì, per proteggere il deserto dobbiamo sconfiggere quel farabutto di Galerius. Se me lo consentite, si intende. Tu e tuo fratello siete più che benvenuti. Liza ha deciso di arruolarsi nell'esercito di liberazione. Fantastico, fantastico. Allora, devo dare un'occhiata alla mappa principale, no? Diamo un'occhiatina, ragazzi. Non me ne volete. Dov'è che possiamo riacquistare qualcosina? Vediamo un po' qui, Informazioni, struttura, bacheca, scudo, fornitore. Allora, torniamo un attimino qui. No, devo riacquistare qui, ragazzi. Non possiamo... Prima di riacquistare, però, andiamo un attimino qui, Non me ne volete, ragazzi. Vi prego, non me ne volete. Vediamo un po'. La conversazione, il rapporto tra Lan e Mordon. Certo. Che avete da guardare? Ho del cibo in faccia? Stavo pensando che mi ricordi un guerriero di una storia che ho sentito molto tempo fa. Questo guerriero era un ubriacone che si intossicava con il liquore tutte le notti, ma non volendo che la gente lo sapesse, beveva quasi sempre in segreto. Durante il giorno era un combattente senza pari, ma completamente reticente. Non parlava mai con nessuno, era sempre solo. Anche i suoi compagni facevano fatica a relazionarsi a lui. Una volta un astuto mascalzone lo fece ubriacare durante il giorno, pensando che in questo modo sarebbe stato un bersaglio facile. Pensava che avesse ormai perso la sua forza e sarebbe stato facile batterlo, ma dovette ricredersi. La bevanda gli sciolse la lingua e sconfisse il suo nemico mentre parlava a gran voce. Affascinò tutti quelli che erano in sua compagnia e divenne immediatamente popolare. Sì, non male come storia, ma non capisco il collegamento. Non sono mai sereno e non sono nemmeno popolare. Siamo entrambi degli ubriaconi, ma questo è tutto. Credo che tu sia molto amato e siete entrambi forti. Ho visto che non disdegni di bere qualcosina prima della battaglia. L'avete notato, eh? Cerca di mantenere il controllo. Non ti chiederò di smettere, so che ogni tanto serve un tonico. Non sono ammessi lussi sul campo di battaglia. Ma non possiamo nemmeno privarcene completamente. Fa male al morale. Vi ringrazio per la vostra magnanimità, principe. Non preoccupatevi, non causerò problemi. Spero che quando sarete re potremo ancora bere qualcosa insieme. Piacerebbe anche a me. Abbiamo ottenuto due medaglie con un minimo discorso. Adesso torneremo un attimino qui per fare degli acquisti, ragazzi, perché giustamente... Allora, no, fornitore, stavo sbagliando. Abbiamo un po' di crediti. Sì, neanche più di tanto, Allora. Vediamo un po'. Questi bisogna prenderli, Ne ha solo 4, ma comunque va bene. Questo? Vediamo un po'. Ok. Mm.
Le unità bersaglio nemiche si spostano verso l'utilizzatore per 10 secondi. Ne influisce nei nemici. Ok. Ok. Arrivederci e alla prossima. Adesso vediamo. Vediamo. Che armi abbiamo a disposizione qui. Ok. Arrivederci e grazie. Allora ragazzi, prima di proseguire, io vorrei vedere un attimino questo cavaliere che era qui sopra, qui in alto. Ora andiamo, eh. Vorrei vedere se questa è una missione che io non ho affrontato, per quale motivo. Questo è il castello di Lord Galerius, nessuno può passare. Con la nostra forza attuale non abbiamo possibilità altezza, sconsiglio di proseguire. Torneremo indietro allora. Se dici che non possiamo affrontarlo, non possiamo affrontarlo. Allora, innanzitutto vediamo un attimino qui, eh. Fermi tutti. Fermi tutti. Ok, abbiamo ancora qualcuno da... Eh sì. Ok. Vediamo un po' qualche arma che ho a disposizione che possiamo... Sbaglio sempre, allora. Se abbiamo delle armi, degli scudi, insomma, vediamo, eh. Vai, passeremo al personaggio successivo. No, perché ragazzi, se possiamo inserire nuove armi o qualcosa per fare un po' più danno, ci mancherebbe. Vediamo un po' qui, insomma. Anche se questa è una cosa che avrei potuto fare per fatti miei, ragazzi, perché porta via del tempo, eh. Beh, lì aumenta l'attacco fisico, scusate, ragazzi. Ne vale un po' la pena, no? Che dite? Ne vale un po' la pena. Vai. Vabbè ragazzi, questo lo farò in separata sede perché porta via troppo tempo, eh. Andiamo un attimino. Diamo un'occhiata alla mappa. Ok. Allora ragazzi, io direi che possiamo continuare qui senza tanti problemi, o almeno spero. Allora, senza tanti problemi, sì, voglio ben sperare che sia così, ragazzi, eh. Non vi do la certezza di quello che dico, però allora, R2, vediamo un po'. Obiettivo corrente, ok. Allora, ragazzi, andremo da questa parte, vediamo un po'. Se mi sarà concesso, eh. Via. Feccia ribelle, quindi siete riusciti ad attraversare il deserto. La battaglia di Gaufa. Vediamo un po'. Ma sì, dai, livello 12 possiamo iniziarla. Faremo un po' di primaria e secondaria, ragazzi. Dai, bello così. Sconfiggi il capitano della guardia Zenoreana Flotina e libera cittadina di... Ok. Iniziamo questo livello, su. Tanto di livello 12, ragazzi, siamo molto più potenti. Non di tanto,
ma comunque va bene. Quei vermi degli Zenoriani tormentano le nostre terre nella loro essenza. Non importa, Laurenti, il cavaliere errante vi sterminerà tutti. Non ho mai sentito questo nome. Chi è? Non ne ho idea, principe, eppure sembra che voglia combattere al nostro fianco. Speriamo bene. Non credo sia una battaglia molto intensa, eh. Questo è un mio punto di vista, ragazzi. Poi non so cosa dirvi. Comunque possiamo schierare. Andiamo a schierare qualche. Voglio provare anche questi, ragazzi. Sì. Ho schierato il meglio per il momento qui, eh. Voglio ben sperare che sia così. Posso sbagliare. Andiamo. Vediamo un po'. Ma io direi che si parte molto. Si parte molto bene qui, eh. Si parte molto bene. Si parte veramente molto bene. Si parte molto molto bene. Vediamo un po'. Ok. Ok. Insomma, andremo a gestire tutto. La mia intenzione è questa. Poi vediamo, ragazzi. Poi si vedrà. Però ripeto, non è una battaglia molto. All'apparenza non è molto impegnativa. Poi però ne abbiamo. Ma lì come. Ah vabbè, lì sono. Sono in volo, quindi. Allora, fermi tutti, eh. Non ho nessun punto valore, quindi al momento non posso. Andiamo. Bisogna colpire qui, ragazzi. Ma bisogna colpire molto molto forte. Quindi attenzione, attenzione. Non bisogna farsi mettere i piedi in testa. Quindi andiamo. Non credo che finirò questa battaglia in questo episodio. E poi magari lo scopriremo andando avanti insieme, però per adesso giocheremo un altro po', non è un problema. Anche perché siamo ben ferrati, no? Siamo abbastanza resistenti. Wow, vittoria. Ma che bello, state tranquilli, eh. Tranquilli. No. Vabbè ragazzi, qui faremo il bordello, eh. Vabbè, qui faremo il bordello. Qui veramente faremo capire un attimino chi comanda, eh. Credo proprio di sì. Credo che capiranno chi comanda. Però lì qualcuno è un po'. Sto perdendo un po' di energia, ragazzi. Sto perdendo un po' di energia e non va bene. Non va bene perché qui si rischia un po'. Si rischia un po'. Ovviamente qui non saliremo molto di livello perché non saliremo molto di livello, ragazzi, per il semplice motivo che qui la battaglia richiedeva un livello 12, ma noi siamo, allora, siamo molto più livellati con alcuni personaggi, quindi è ovvio che, come si può dire, cioè ragazzi, qui siamo veramente tosti, eh. No, fermi tutti. Fermi un attimino qui, eh. Ah, ma qui fermi. Possiamo conquistare qui. No, fermi un attimino. Andiamo a conquistare magari, eh. Ok. Non avevo fatto un attimino caso alla situazione. No, assolutamente.
andiamo. Forse ragazzi la battaglia possiamo anche portarla a termine, perché non vedo, non sono molti nemici. Vedremo, vedremo insomma. Daremo un'occhiata come si deve. Va bene? Va bene, ma sì che va bene, ci mancherebbe ragazzi. Ma ci mancherebbe, va tutto bene qui. Va benissimo. Abbiamo conquistato. Che persona è Laurent? Abbiamo... Ma io volevo affrontare anche gli altri fenomeni che erano lì. Vabbè. Vabbè. Non salveremo i progressi. Vedremo la cutscene, perché molto probabilmente potrebbe esserci. Medaglie, mazzo di carte, un po' di crediti, 15 punti fama. Quindi siete voi l'esercito di liberazione di cui tutti blaterano? Davvero notevole. Grazie per aver scacciato quelli zenoriani. Allora, visitiamo. Cosa abbiamo qui? Armiere. Consegne. Consegna. Possiamo consegnare anche qui, ragazzi, non è un problema. Non possiamo fare granché, ma va bene. Avete attraversato il deserto, eh? Qui non è facile ottenere rifornimenti. Grazie davvero. Altri 15 punti fama. Qui possiamo consegnare, perché comunque sono crediti, ragazzi, quindi possono farci comodo. Fermi un attimino. Mettiamo una guardia. Vai. Fermi. Devo dare un occhio alla mappa, ragazzi, non me ne volete. Siamo qui. Fermi un attimino, Lì non possiamo andare a vedere come funziona. Vabbè, non mi interessa, dai. Andiamo avanti. Per il momento andiamo avanti, punto. Per il momento, poi vedremo. Che qui, ragazzi, di strada da fare ne abbiamo. Ne abbiamo. Ne abbiamo e non poco. Vediamo un po' qui. Arena di ok. Un'arena. Che grande città. Baumrat è la città più grande di Dragonhold. Sono molto fieri della loro arena. Ora l'arena è chiusa, ovviamente. Bene, andrò ad incontrare il principe Gilbert. Io nel frattempo darò un'occhiata in giro. Ci sono città e forti in zona. Potrebbe essere il caso di potenziare le nostre attrezzature. Ma sì, io potrei anche potenziare qualcosina. Ci mancherebbe. L'obiettivo è questo. Potenziare ci può far solo bene. Vediamo un po'. Ma qui? Chiedo scusa, principe Lan, posso avere il permesso di visitare questo cimitero? Sorella Laelia mi aveva chiesto di recitare una preghiera per gli spiriti dei morti. Ma certo che puoi, ci mancherebbe. Anzi, più che puoi, devi. Le promesse vanno sempre mantenute e rispettate. Grazie per avermi concesso questa deviazione. Le anime dei morti riposeranno in pace ora. Tranquilli ragazzi, sto raccogliendo materiali, Raccoglierò un attimino materiali. Cercherò di... Fatemi fare un po' di... un controllo qui intorno. Vedete, abbiamo delle cose da prendere.
Vediamo, eh. Vediamo. Strano, quelle rocce sono disposte in cerchio. Sì. Allora, adesso andiamo qui, eh. Il principe Gilbert vi aspetta da questa parte. Addirittura ci attende. よく来てくれた。気候が解放軍の指導者アレン王子だな。ギルベルトをお初にお目にかかる。ソルドラガ城を奪還するまで即位するつもりはない。 王と呼ぶのはそれからにしてくれ。 では王子、 援軍を要請されているとリア殿から聞いたのだが。 その通りだ。 ゼノイラに敗れ、 父上が崩御されてからこれまで。 ドラケンガルドを国再興のため生き延びた者たちを集め戦ってきた。だがこのバームラって制圧のために多くの兵を失い、士気も落ちている。それで援軍の要請を。そういうことだ。情けない話だが解放軍を頼らせてもらいたい。ガレリウスを倒し、 フェブリス全土を解放するのが我々の目的だ。喜んで協力しよう。<笑>この大陸全土を解放するとは随分と大きく出たな。だがその大使が多くのものを引きつけ、貴軍の勢いの源となっているのだろう。これが志で終わらないためにも、 共に王城奪還を成し遂げよう。軍議の最中失礼する。物見から知らせが入った。ベレンガリアか。どうしたんだ。ゼノイラの連中が動き出したようだ。この闘技場に退去して向かっている。なんだって。敵の規模は。軍にいた時の情報が正しければ、 こちらの4倍以上と見ていい。4倍以上だと？ ギルベルト王子。 ああ、これは悠長にしていられないな。迎撃の準備に取り掛かってくれ。ここにある投石機も使えるだろう。残存部隊は少ないが私も出陣する。共に戦おう。 Ovviamente ragazzi, per la prossima battaglia se ne parlerà nel prossimo episodio, ma questo credo che... ちょっとした小遣い稼ぎなんだ。みんなには内緒にしといてくれる？別にやましいことがないんなら大丈夫なんじゃない？遺跡で拾ってきたもんをコツコツと集めてたんだけど、兄貴とか仲間には言ってないんだ。バレたらうるさくてさ。<笑>分かった、言わないよ。 でも、ちょっと見ていていい？ まあ、大したもんないんだけどね。 あ、これ綺麗。
それか。それなら安くしといてあげる。いいの？500万ね。え、無理だよ。嘘だよ。あんたが可愛いからからかいたくなったんだ。全部処分しておきたかったし、ただでやるよ。お、どうしたの？後ろ後ろ。でっかー。なんだ？お前ら失礼だな。まあ逃げ出さないだけマシか。何かご用ですかね。さっき町に着いたばかりなんだけどさ、みんなあたいを見て逃げ出すんだよ。聞きたいんだけど、ここには闘技場があるんだよな。今は闘技場はやっていないようですよ。王子が兵を募ってるから、仕事が欲しいならそっちに行ったら。いや、そういうことじゃねえんだよな。でも王子がいるのか、直談判ってのもありかもしれねえ。答えてくれてありがとな。すごく強そうな人。Vediamo un po', ragazzi, Livello nemico 14, quindi credo che magari, non so se affronteremo subito la battaglia principale oppure andremo magari un po' in giro per trovare qualcosa di secondario, eh. Spiacente, per passare da qui è necessario il permesso del principe Gilbert. Quindi non so neanche se possiamo trovare qualche strada secondaria qui. Vabbè ragazzi, tanto qui. Allora, il vostro Diablotex per il momento chiude qui un altro episodio per quanto riguarda Unicorn Overlord in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi dato la possibilità di portare questa collaborazione, questo titolo veramente stupendo qui sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Unicorn Overlord in versione PlayStation 5. Ringrazio Atlus, tutto il team, lo staff di Atlus per questi titoli veramente belli che ci concedo, che mi concedono di portare anche qui sul mio canale e che ci danno veramente molta voglia di giocarli perché sono veramente ben fatti. Un ringraziamento anche a tutti gli iscritti, ma anche non iscritti, che comunque mi seguono, passano qui sul mio canale, danno un po' di supporto e quindi va bene così. Un ringraziamento a tutti. Il vostro Diablotex vi dà appuntamento, veramente non tarderanno ad arrivare i prossimi gameplay. Come sempre vi ricordo che se vi farà piacere magari di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e di iscrivervi sul mio canale YouTube. Grazie di cuore a tutti ragazzi e appuntamento al prossimo episodio. Ciao.